Se dobbiamo fare un parallelo col calcio, direi che il mondo del vino sta un po' meglio. Nel senso che è vero che ci sono delle griff e che esiste l'equivalente di un G14. Però, specialmente girando molto Vinitaly, ci si accorge che esistono ancora molti vini Chievo. E il mio motto nel calcio è: finché c'è Chievo c'è speranza. E quindi nel vino, finché ci sono degli onesti Chianti, dei buoni Bardolini, dei bianchi di Custozza, delle Freise, sto parlando di vitigni autoctoni in genere, perché il problema del calcio italiano è che non esiste quasi più, allora io credo che ci sia ancora speranza, insomma. Ed è ancora una cosa alla portata di tutti, il vino. Questo è importante. Il calcio non lo so. Ma i miei vini del cuore dipende molto dagli stati d'animo. Comunque io come vino del cuore primo metterei un rosso leggermente mosso, una Bonarda dell'Oltrepò, che poi è il vino della mia infanzia, un Gutturnio, anche una Freisa secca. Poi metterei, per simpatia, un vino quotidiano come può essere il Bardolino, il Marzemino, il Teroldego, il Lagrain, e poi metterei un vino del sud, perché le mie radici sono anche in Sardegna o comunque nell'area mediterranea, e quindi io ci metterei un Aglianico, che è un grandissimo rosso.